appassionati del gioco più bello di tutti, benvenuti. Le tribune sono gremite, d'altra parte il clima è piacevole oggi e invita i tifosi ad accorrere allo stadio. Non c'è una sola nube in cielo e l'umore del pubblico sembra quasi rispecchiare il bel clima sereno. Tutti si stanno godendo quella che si preannuncia come una grande serata di festa e di sport. E noi non vediamo l'ora che i contendenti ci regalino le prime occasioni importanti. L'atmosfera che si respira in questo splendido stadio è semplicemente fantastica. Gara iniziata, siamo già nel vivo dell'azione. Luca, secondo te quale giocatore potrebbe rivelarsi fondamentale in questa partita? Cristiano Ronaldo, uno dei calciatori migliori di oggi, ma anche uno dei migliori di sempre. Non importa quale sia l'avversario, un giocatore così non può che essere al centro dell'attenzione. Certo, e segnare è il modo migliore in cui potrà fare la differenza. Cerca lo spunto! Intercetta il passaggio, pericolo! Allontana il pericolo. Bernardeschi! Che classe! Ottimo salvataggio! Sembrava aver sorpreso il portiere, ma lui ha risposto con un intervento d'applauso. Danilo, ecco il tiro! Grande respinta del difensore. Spazza il più lontano possibile. Danilo. Situazione spinosa, ma il suo intervento è stato provvidenziale. Si libera della palla ed evita complicazioni. Volata, opportunità. L'arbitro interrompe l'azione, credo sia fuori gioco. Pallone intercettato, intervento davvero provvidenziale. Arthur. Ottimo il fraseggio. Pallone lungo in verticale. Dybala ci mette il fisico e conquista il pallone. Impossibile tirare in queste condizioni, lo hanno intrappolato. Chiellini. Arthur. Non gli ha proprio dato il tempo di ragionare. Ecco Dybala. Danilo. Scatta verso il pallone. Pallone intercettato tempestivamente. L'azione poteva diventare davvero pericolosa. Rapido qui il difensore. Ferma il cross ma concede l'angolo. Devono sfruttare questo calcio d'angolo. Paolo Dybala. Decide di battere colpo. Questo è Cristiano Ronaldo! E c'è il gol della Juve! Si ricomincia dall'1-0. Ha segnato un giocatore spesso presente all'appuntamento con il gol. La sfera oltrepassa la linea, sarà rimessa. Scatta verso il pallone. Errore qui, pallone sprecato. Dybala. Dybala. Era lanciato in porta ma la difesa ha chiuso bene. Cristiano Ronaldo. Bernardeschi. Danilo. Si è fatto trovare pronto. Chiellini. Opta per il lancio lungo. Un solo gol a referto fino ad ora cruciale. E così siamo evidenti. Può provare!
è uno che non si fa mai pregare quando si tratta di tirare in porta. Se c'è spazio a sufficienza, però, fa bene a provarci. E il tocco è verso il portiere. Danilo. Arthur. Era ben posizionato e intercettato il pallone. La mette in avanti. Colpisce il pallone. Buffa l'estremo di quel solo. Raggiungono il pareggio. Si ricomincia da capo. Situazioni come queste le sai sfruttare quando le prepari bene in allenamento. Sono passati da recupero a conclusione vincente in pochi secondi, con il risultato che abbiamo visto. Si ricomincia da una situazione di parità. Sapevamo che sarebbe stata una gara combattuta. Eccone la prova. Ferma l'azione in modo falloso. Si ripartirà con un calcio di punizione per gli avversari. Non è vicinissimo, ma chissà. Se se la sente, fa bene a provarci. Allontana la minaccia. Lo hanno marcato molto bene, non si è potuto liberare. Scatta verso il pallone. Bernardeschi ha spazio per affondare. Decide di sfruttare la fascia. Colpisce! Fuori di poco, sfortunati qui. Ha provato, ma niente di fatto. Non si darà per vinto, Fabio, ci riproverà. Prova a verticalizzare. Palla nello spazio, attenzione. C'è spazio per calciare. Cerca una soluzione con la palla lunga. Arthur. Chiellini con l'intercetto. Subisce fallo, guadagna calcio di punizione. Ottimo disimpegno, la spazza via. L'arbitro fischia alla fine del primo tempo, tutto però meno toccato. Abbiamo assistito a un bello spettacolo. Squadre nel tunnel dopo un primo tempo che ha visto un gol per parte. Gara ancora in perfetto equilibrio. Breve pausa, si riprenderà con il secondo tempo. È stata una partita con continui capovolgimenti di fronte e tante emozioni. Se nel secondo tempo avremo anche solo la metà delle occasioni da gol viste finora, i telespettatori non resteranno delusi. Dopo 45 minuti che ci hanno regalato una rete per squadra, l'arbitro manda tutti a prendere un tè caldo. Il risultato è ancora appeso a un filo. Già in azione con la seconda parte di questa gara. Ottimo pallone. Cristiano, parata di Szczęsny. Aiai, stanno correndo rischi davvero inutili. Può concludere. Libera tempestivamente. Peccato un offside da guardaline. Si fa trovare sulla traiettoria e sventa un'azione rischiosa. Calcio di punizione per la Juventus. Da riprenderà dopo le modifiche alla formazione, già annunciate peraltro il quarto uomo. Si stava un po' innervosendo dopo la prima ammonizione, ha fatto bene l'allenatore a effettuare il cambio. Decide di non rischiare. Questo sarà un altro angolo, provano a dare continuità alla pressione. Viene concesso un altro calcio d'angolo.
allontana il pericolo. Ci mette una pezza. Morata. Prova a tirare. Preparazione perfetta, conclusione perfetta. Bravissimo lui e bravo l'allenatore che l'ha messo in campo. Effettivamente ha ripagato il mister della fiducia che gli ha dato mandandolo in campo. Calcio di punizione per la Juventus. L'arbitro è stato chiaro, questo è l'ultimo avvertimento, o la smette o si becca il cartellino. Ora sa di essere marcato a vista. Un altro fallo e potrebbe vedersi sventolare in faccia un cartellino. La carica agonistica va bene, ma non deve esagerare. Sulla fascia, è libero. Pronto al tiro. Gol, non sbaglia. Anche dopo lo svantaggio non hanno mai perso la calma e ora potrebbero anche completare la rimonta. Aveva tutto lo specchio della porta a disposizione e non ha mancato l'appuntamento con il gol. Cristiano Ronaldo è un tiratore molto pericoloso. Se lo lasci completamente libero è difficile che sbagli. Non puoi permetterti di concedere spazi del genere a un giocatore di questo calibro. Parità ancora. Questa squadra non muore mai. Si sono fatti cogliere in un momento di distrazione. Stavano ancora festeggiando e ora si trovano a dover ricominciare da capo. Ecco Bernardeschi. Cristiano Ronaldo. Morata, opportunità. Attenzione al tiro. E c'è il gol della Juve. Rimettono la testa avanti. Che partita! Un gol facile facile, anche troppo direi. Qui vorrei sottolineare l'assist incredibile che ha ricevuto dal compagno. Ha tagliato fuori tutta la difesa e a lui non è rimasto che depositare il pallone in porta. Doppietta per lui, grande impatto sulla gara. Si rompe l'equilibrio e adesso la gara si fa interessante. Morata. Ottima pressione la sua, palla recuperata. Esempio perfetto di marcatura, gli hanno impedito di andarsene via palla al piede. La Juventus tiene gli attaccanti molto alti, con un'idea ben chiara in testa. Intendi dire per le ripartenze? Sì, Fabio, per quello il loro è un gioco fatto di ribaltamenti rapidi. Vogliono che gli attaccanti siano pronti nella metà campo avversaria per arrivare subito in porta. Scodella in avanti. La butta via e fa respirare la difesa. La Juventus si riappropria del pallone, può reimpostare il gioco. Morata. Alessandro. Morata, attenta alla conclusione, e c'è il gol, un altro gol,
adesso sono in parità. Niente di più facile, è stato invitato al banchetto e non ha rifiutato. Ha eseguito un movimento da attaccante di razza, ma il passaggio non era da meno. Tutta l'azione è stata da manuale del calcio. Hanno ritrovato la parità. L'esito di questa gara secondo me sarà in bilico fino alla fine. A nessuna delle due formazioni manca il talento e la qualità per vincere. Morata. E si ripartirà con una semplice rimessa in gioco. Bentancur. Morata. L'ago della bilancia potrebbe pendere da una parte o dall'altra, non si stanno risparmiando sforzi. Cerca l'uomo là davanti. Arriva Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Calcio di punizione per la Juventus. La Juventus ha adesso due giocatori ammoniti in questa gara. E questa è certamente una buona opportunità. Alza lo sguardo per controllare il piazzamento dei compagni. Bernardeschi prova a scavalcare la difesa con il pallonetto. Buon intervento difensivo. Chance per Tia, un'altra conclusione. Pallone fuori davvero di pochissimo, gran peccato. Ottimo disimpegno, fondamentale. Forse l'ultima vera occasione prima del triplice fischio. Costringe l'avversario al fallo. È ben posizionato e spazia via la palla. Ora mi chiedo se finirà così o se qualcuno avrà ancora energie per provare a segnare in extremis. Prova il cambio di gioco. Sarà comunque rimessa in gioco con le mani. Bernardeschi. Sì, hanno il possesso della palla, ma devono sbrigarsi a impostare l'ultima azione offensiva. Lungo passaggio in avanti. Gioca una palla lunga. E l'arbitro aggiunge ulteriore recupero. Cristiano Ronaldo. Cristiano. Partito! La classe totale di Ronaldo! Com'è che si dice? Le cose belle si fanno aspettare! Ha letto benissimo la situazione, depositato il pallone in rete. Ecco cosa succede a lasciare spazio un giocatore delle sue caratteristiche. La difesa poteva marcarlo molto, molto. E l'arbitro dice che può bastare. È una lezione durissima questa. È una partita molto importante. La stavano controllando e poi l'hanno letteralmente buttata via. E tu cosa ne pensi della partita, Luca? Hanno sofferto molto gli attacchi per vie centrali. Evidentemente gli avversari hanno capito che era quello il loro punto debole e hanno cercato insistentemente lo sfondamento centrale, una strategia che alla fine è valsa loro la vittoria. È finito il tempo a nostra disposizione. Al commento tecnico c'era Luca Marchegiani, che ringrazio. Grazie a te, Fabio.
Salve amici, un caloroso saluto a tutti voi. Le previsioni meteo avevano promesso bel tempo e a quanto pare hanno indovinato. Cielo sereno e terso stasera, nemmeno l'ombra di una nuvola. Condizioni perfette per una bella partita di pallone, sia tra amici che a questi livelli professionistici. I giocatori insieme ai tifosi vorranno vedere i loro sogni volare alti verso il firmamento di questa splendida serata. Accompagniamoli allora nel loro slancio verso il bel gioco e la vittoria. Allianz Arena è senza dubbio una delle strutture sportive più impressionanti in circolo. Dybala! Ecco il loro primo tiro in porta di oggi. Si è mosso bene, ma quando sembrava fatta ha sbagliato. Bello intervento difensivo. Lungo passaggio in avanti. Paolo Dybala si spinge in avanti sulla destra. Palla filtrante per Cristiano Ronaldo. Palla filtrante per Cristiano Ronaldo. Ottimo disimpegno, fondamentale. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Rabiot. Chiesa. Cristiano Ronaldo. E passa! Scatta verso il pallone. Sulla fascia, è libero. Con grande questa parata! La allontana con forza. Palla di nuovo sotto il loro controllo. Trova il compagno in buona posizione. Trova il compagno in ottima posizione. C'è l'opportunità per il contropiede. Arriva Cristiano Ronaldo. Si libera alla grande. Occasione. Pronto al tiro. E c'è il gol della Juve. Prima rete per la Juventus. Una rete che si è costruito tutto da solo. Che iniziativa, che senso del gol. Ha portato la palla fino a dentro l'area di rigore. È stato bravissimo a mantenere la freddezza fino all'ultimo e poi è andato a colpo sicuro. Si ricomincia dall'1-0. Ma chi altro poteva sbloccare il risultato? È davvero l'arma in più di questa squadra. Scatta verso il pallone. Cristiano Ronaldo riceve in posizione interessante. Paolo Dybala, pronto dalla bandierina. E hanno conquistato un altro calcio d'angolo. Ci mette una pezza. Ha la possibilità di andare verso la porta. Cristiano Ronaldo. Ottimo pallone in profondità. Bell'anticipo, pericolo sventato. Non impensierisce la difesa. Chiesa. Prova a lanciare il compagno. Cerca lo spunto. Cristiano Ronaldo tenta il portiere dice di no. Tenta nuovamente. La sfera entra in porta. Sono stati puniti duramente per quella palla persa in mezzo al campo. Gli avversari hanno intercettato, sono ripartiti immediatamente e sono andati a segnare. Una ripartenza perfetta.
Si ricomincia da una situazione di parità. Si sono fatti cogliere in un momento di distrazione. Stavano ancora festeggiando e ora si trovano a dover ricominciare da capo. Vuole sfruttare lo scatto. Qui può partire il contropiede. Se ne va. Palla che va a finire in calcio d'angolo. Difesa ben posizionata, lontana la sfera. Può provare! Chiesa. Prova la giocata di misura. Cristiano Ronaldo. Bel gesto tecnico. Riesce ad intercettare. Ecco un pallone in avanti. Occasione per il contropiede. Palla in avanti verso il compagno. Cristiano Ronaldo ha spazio per affondare. Possibilità di tiro. Decidono di giocarla all'indietro. Arriva Cristiano Ronaldo. Bella palla, deve approfittarne. Chiesa. Opportunità di ripartire. Allarga il gioco a destra. Dybala. Cristiano Ronaldo in fuori gioco. Allontana il pallone. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Prova a giocarla in profondità. Dybala. È stato un bel primo tempo. Le squadre vanno a riposo sul punteggio di 1-1. Uno scontro ancora aperto. Speriamo ci regali altre emozioni. C'è un perfetto equilibrio. Entrambe le squadre hanno realizzato una rete a testa. Le squadre vanno a riposo con un gol a testa, un incontro interessante e dagli sviluppi tutti da seguire. Ecco il primo pallone del secondo tempo. Ottima giocata sulla sinistra, dovranno sfruttarla al meglio. Cristiano Ronaldo. Bentancur. Arriva Cristiano Ronaldo. Chiesa. C'è un'opportunità. Spazza il più lontano possibile. Dybala. Arriva Cristiano Ronaldo. Da lì può concludere. Arriva sulla palla e interrompe l'azione. La butta via e fa respirare la difesa. Tentativo verso la porta. La Juventus riprende subito il possesso della sfera. Chiesa. Ottima accelerazione sulla sinistra. Come potranno sfruttare questa azione? La mette incornata!
occasione fallita, è stato sfortunato qui. Hanno già riconquistato palla. È davvero una bella serie di passaggi questa. Chiellini è l'autore del fallo. Qui il giocatore riceve un sonoro avvertimento da parte dell'arbitro. Il cartellino lo aspetta la prossima scorrettezza. Arthur. Chance per tirare. Colpisce il lungo portiere battuto. Piuttosto sfortunato qui però. Il pallone è uscito di un nulla. Aveva fatto tutto molto bene, tiro compreso. È stato davvero sfortunato a prendere il palo. Riceve un pallone interessante. Posizione irregolare però. Tutte e due le squadre hanno optato per il cambio. Si verifica dunque una doppia sostituzione. L'assetto della squadra ora potrebbe cambiare radicalmente. La Juventus tiene gli attaccanti molto alti, con un'idea ben chiara in testa. Intendi dire per le ripartenze? Sì, Fabio, per quello il loro è un gioco fatto di ribaltamenti rapidi. Vogliono che gli attaccanti siano pronti nella metà campo avversaria per arrivare subito in porta. Cristiano Ronaldo. Prova a verticalizzare. La mette in avanti. Arriva Cristiano Ronaldo. Rabiot. Calibra un bel pallone. Allontana il pericolo. Palla fuori. Cristiano Ronaldo. E c'è il gol della Juve. Non poteva esserci un momento migliore per andare in vantaggio. Difficile fare meglio, un tiro perfetto. È finita in rete dopo aver colpito la traversa. Era fuori dalla portata del portiere. Entrambe le squadre hanno deciso di effettuare delle sostituzioni. Sono in vantaggio di un gol. Una rete che dimostra l'impatto fondamentale dei veri goleadori. Tentativo di allungare il gioco. Dybala. Palla nello spazio, attenzione. E trova bene il compagno. Pallone rasoterra in aria. Paolo Dybala sceglie tocco corto, si fa trovare sulla traiettoria e sventa un'azione rischiosa. Morata! Due gol in più e partita saldamente nelle loro mani. Gol di grande opportunismo, sfruttando il flipper che si era creato. Grande fiuto del gol in questa azione, ma che errore la difesa.
Juventus. Decide per un'altra sostituzione. E si riparte con due gol di vantaggio. I rapporti di... Calcio di punizione per la Juventus. Palla a Bernardeschi. Fa avanzare l'azione sulla fascia. Dybala con una buona possibilità. Dybala! Ed ecco il gol! Ecco il gol! Ha avuto tutto il tempo per coordinarsi, non poteva sbagliare. Giocata davvero molto intelligente. Bel gol! E adesso ovviamente il distacco si riduce. Sono stati bravissimi a rimettersi in corsa. Potrebbero anche andare a vincere. Fallo è anche piuttosto evidente, per la verità. Se vuole provarci da quella distanza, deve cercare di dare al pallone una traiettoria imprevedibile. Dybala! Si libera della palla ed evita complicazioni. Bernardeschi! Dybala con una buona possibilità. A questo punto del match non possono restare nella loro metà campo, devono proporsi in avanti, pur senza sbilanciarsi troppo. Palla a Bernardeschi. Vede la porta. Sarà rimessa laterale, il pallone uscito. Va a cercare il secondo palo. Devono cercare di essere più concreti se vogliono recuperare. Danilo legge bene l'azione, blocca il pallone. Meglio in questa circolazione della palla, non hanno più tanto tempo per rimediare. Prova a scavalcare avversari con una palla lunga. La Juventus deve resistere ancora qualche istante. Danilo si fa vedere per ricevere. Bernardeschi. Dybala può segnare da lì. Cristiano, il portiere si oppone. Gli lega la gioia del gol. Che parata! Non ha sbagliato nulla, ma l'estremo difensore ha mantenuto la calma e ha reagito. Tutti si preparano a saltare. Ci prova! Parata di Szczęsny! Che classe! Ottimo salvataggio! Ha fatto tutto alla perfezione, ma il portiere si è esibito in un intervento da manuale. Ci sarà calcio d'angolo. Non possono permettersi nessun calo di tensione in questa situazione. Libera tempestivamente. Ed è arrivato il segnale di chiusura della gara da parte dell'arbitro. Hanno portato a casa la vittoria con uno scarto minimo a termine di una gara senza esclusione di colpi. E tu cosa ne pensi della partita, Luca? Io credo, Fabio, che il risultato alla fine sia giusto. Hanno dimostrato di avere più voglia di vincere degli avversari e ce l'hanno fatta. Siamo ai saluti finali. Ringrazio Luca Marchegiani per avermi accompagnato. Grazie a te, Fabio.
Appassionati del gioco più bello di tutti, benvenuti. Le tribune sono gremite. D'altra parte il clima è piacevole oggi e invita i tifosi ad accorrere allo stadio. Non c'è una sola nube in cielo e l'umore del pubblico sembra quasi rispecchiare il bel clima sereno. Tutti si stanno godendo quella che si preannuncia come una grande serata di festa e di sport. E noi non vediamo l'ora che i contendenti ci regalino le prime occasioni importanti. La tecnologia che caratterizza lo stadio rappresenta perfettamente questa regione della Vestfalia, uno dei poli industriali tedeschi. Gara iniziata, siamo già nel vivo dell'azione. Bentancur, di forza. Alessandro scatta verso il pallone. Cristiano Ronaldo, ottima giocata. Alessandro, Bentancur cerca il passaggio profondo, c'è la palla lunga in avanti, opportunità di ripartire. Arriva Cristiano Ronaldo, pallone intercettato tempestivamente, l'azione poteva diventare davvero pericolosa. E adesso prova a cambiare lato e riceve questo pallone. Ramsey. Dybala. Dybala con una buona possibilità. Occhio a cross. Cristiano Ronaldo. Libera tempestivamente. Chiellini. Scatta verso il pallone. Se ne va. Da lì può segnare. Fa del suo meglio per allontanare il pericolo. Chiesa allarga il gioco sulle fasce. Questo errore potrebbe essergli fatale. Ottimo disimpegno, fondamentale. Palla di nuovo sotto il loro controllo. Chiesa. Dybala. La toglie dalla porta. Bentancur. Tocco morbido. Dybala. Cristiano Ronaldo cerca il tiro e c'è il gol della Juve. Prima rete per la Juventus. La Juventus ha effettuato un grande contropiede, sono stati rapidissimi nel trasformare una palla recuperata in un gol. La Juventus segna il gol che sblocca la gara. Una rete che dimostra l'impatto fondamentale dei veri goleador. È davvero una bella serie di passaggi questa. Dybala con una buona possibilità. Dybala! Splendida reazione del portiere! Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Provano a partire in velocità. Ecco Dybala. Scatta verso il pallone. Allontana il pallone. La Juventus prova a costruire un'azione pericolosa. Chiesa. Cuadrado. Dybala. Dybala e passa, pallone dentro, tenta di allontanare il pallone, da lì può crossare, pallone alto nello spazio, chance per tirare, hanno trovato il gol e la Juventus pareggia. La Juventus ci ha fatto vedere una bellissima azione, gli avversari non hanno potuto far nulla di fronte alla loro rapidità.
Si riparte di nuovo in parità. Sapevamo che sarebbe stata una gara Ottiene un buon calcio di punizione. Allontana. Pallone lungo in verticale. Palla allontanata senza troppi complimenti. Arthur. Decidono di giocarla all'indietro. Ramsey. Non riesce a mantenere il possesso. Dybala. Arriva Cristiano Ronaldo. Dybala! Lancia il pallone in avanti. L'arbitro fischia alla fine del primo tempo. Tutti a premere il peccato. Abbiamo assistito a un bello spettacolo. Le squadre vanno a riposo sul punteggio di 1-1. Uno sconto ancora aperto. Speriamo ci regali altre emozioni. Spero che il secondo tempo sia bello come il primo. Calcio spumeggiante, calcio champagne. E azione e ripetizione su entrambi i fronti. E quindi, alla fine del primo tempo, siamo sull'1-1. La Juventus dà il calcio d'inizio del secondo tempo. La Juventus ha fatto la partita, ha avuto più occasioni, sta affrontando la gara nel modo giusto. Certo, se la situazione di parità non si sblocca, potrebbe anche iniziare ad innervosirsi e a perdere la concentrazione. Deve continuare a spingere e portarsi subito in vantaggio. Soltanto rimessa laterale qui. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Alessandro. Il guardalinee alza la bandierina, sarà rimessa con le mani. Pallone regalato agli avversari. Tocco preciso. Hanno già riconquistato palla. Cristiano Ronaldo. Conclusione. Palla oltrepassa la linea di porta. Sono stati puniti duramente per quella palla persa in mezzo al campo. Gli avversari hanno intercettato, sono ripartiti immediatamente e sono andati a segnare. Una ripartenza perfetta. Doppietta per lui, grande impatto sulla gara. E passano in vantaggio. Ha segnato un giocatore. Cristiano Ronaldo. Aiai, stanno correndo rischi davvero inutili. La gioca all'indietro. Chiesa. Lungo passaggio in avanti. Ramsey. Il suo pallone è morbido. Palla intercettata. Ultimo passaggio impreciso. Poteva essere una buona opportunità. Al centro c'è sempre meno spazio. Bisogna essere precisi e veloci nel passaggio. Cristiano Ronaldo prova la soluzione in fascia. Devono riprovarci. Questa potrebbe essere la strada giusta per riaprire la partita. E in questo momento devono prendere dei rischi, è necessario. Assolutamente.
quanto pare ci sono dei cambi da entrambi i lati. Cristiano Ronaldo scatta verso il pallone, si fa trovare sulla traiettoria e sventa un'azione rischiosa. Ecco il tiro! Sarebbe stato un gol bellissimo. Ha dimostrato di avere un grande istinto qui, si è coordinato bene. Certo, non era facile. E va a colpire di testa! Fuori di poco, sfortunati qui. Esito sfortunato, ma ha spaventato non poco gli avversari. Alessandro cerca il pallone filtrante, ma c'è il recupero della difesa. La giocata troppo corta. Il suo sguardo di scusa al compagno dice veramente tutto. Cristiano Ronaldo! Ha messo alla prova il portiere. Direi che il portiere è stato impeccabile, difficile fare meglio di così. Spazza via. Bernardeschi. Scodella in avanti. Cristiano Ronaldo ha provato l'azione individuale senza successo, però arriva Cristiano Ronaldo, lungo passaggio in avanti, non una situazione facile per lui, ha dovuto commettere fallo. Entrambe le squadre hanno deciso di effettuare delle sostituzioni. Vedo vari uomini, Luca, che rimangono alti anche quando sono senza palla. Sì, cercano l'occasione per ripartire in velocità e arrivare subito in porta. Sono quindi pronti a lasciare spazi in mezzo e prendersi qualche rischio. Fallo netto, nessuna esitazione da parte del direttore di gara. Gioca con un pallone lungo. Cristiano Ronaldo. Stanno cercando di chiudere la partita facendo un altro gol. Riesce ad allontanare. Si riparte con un fallo laterale. Cristiano Ronaldo. La difesa adesso sta lavorando un po' meglio. Morata scatta verso il pallone, si libera la grande, può concludere. Sono andati veramente vicino al pareggio. Sa che avrebbe potuto fare molto meglio, il suo sguardo dice tutto. Thank you.
Morata. Scatta verso il pallone. Se ne va. Palla filtrante per Cristiano Ronaldo. Passaggio intercettato. Palla filtrante. Cristiano Ronaldo. È stato splendido l'intervento del portiere. Ha fatto tutto alla perfezione. Ma il portiere si è esibito in un intervento da manuale. Arthur. Palla di nuovo verso il centro. Scatta verso il pallone. Ultima possibilità per un cross. Tenta la conclusione. Supera la linea, gol! Trovano il pari all'ultimo respiro. Grande entusiasmo dei tifosi. Niente di più facile. È stato invitato al banchetto e non ha rifiutato. Ecco cosa succede a lasciare spazio a un giocatore delle sue caratteristiche. La difesa poteva marcarlo molto, molto meglio. Hanno trovato la parità proprio nei minuti finali. Morata. La allontana con forza. La sfera oltrepassa la linea, sarà rimessa. Spazza il più lontano possibile. Occhio al tiro. Si dice, le cose belle si fanno aspettare. Un gol splendido di potenza e precisione. Che tiro pazzesco. Ha calciato bene, si è coordinato nella maniera giusta. Una conclusione splendida. L'ha messa proprio dove il portiere non poteva arrivare. Iniezione di energia proveniente da bordo campo, chissà quali saranno gli effetti. Non c'è più tempo, finisce qui. Una buona prestazione sul piano del carattere, dell'organizzazione. Tutto questo però non basta per portare a casa un risultato positivo. Eccoci qua, Luca. Allora, qual è la tua opinione sulla gara? Per vincere bisogna saper lottare e mantenere alta la concentrazione dal primo al 90esimo. Anzi, 95esimo. Questa squadra evidentemente non ha saputo farlo e torna a casa con una sconfitta. Siamo ai titoli di coda. Un doveroso ringraziamento a Luca Marchegiani. Ricambio ringraziamenti.